siamo arrivati al rifugio Vazena, 1804 metri. Guarda, siamo in cima? Siamo su in cima? Bene, siamo arrivati in cima al Croce Domini. Facciamo una fotina, una dronatina, qua, a vedere cosa c'è. Ciao fans, siamo qua sul cancello di casa, sono le 11, quindi è tardi, e stiamo per partire per una nuova avventura. Dove stiamo andando? Lontano dal cancello, che fa caldo. Stiamo andando in quel di Bergamo, Brescia. Stiamo andando a fare il passo Croce Domini, che non mi ricordo più, Strada della Forra, Tremosine. E prima di arrivare lì in realtà facciamo tutto il lungo lago d'Iseo. Senza magari prendere multe stavolta. Ma lo facciamo dall'altro lato. Però ho già visto che Google qua mi segnala che ci sono gli autovelox. Bene. Vabbè, stiamo attenti, andiamo piano. Sei molto preparato. L'ho fatto io l'itinerario. Detto questo, visto che dobbiamo andare a prendere l'autostrada e praticamente da qua a quando usciamo dopo Bergamo, tutto statale, autostrada, eccetera, direi che ci possiamo teletrasportare fuori dall'autostrada. Cosa dici? Teletrasporto. Move like the move like. Bene fans, siamo arrivati alla fine dell'autostrada, adesso usciamo, un'ora secca di autostrada, che gioia infinita. Beh dai, meglio delle 3 ore della Francia. Ecco. Perché no? Perché fa cagare. A me sì, ciao. Bene, siamo fuori dall'autostrada, come al solito il telepass non ha aperto la sbarra. Società Telepass, ce l'ho qua, eh. Se non aggiornate i caselli è inutile che poi vi lamentate. Esatto. O è 90 il limite, andiamo a 90, eh. Che c'è anche, guarda, c'è il cartello, là sopra al tunnel. Sicuro l'ha messo dietro. No, non era sul cavalcavia e sarà qua avanti, sicuro. È dietro i cartelli, è montato sopra dietro i cartelli. Allora mi fa uscire qua avanti a destra, è infatti il lago d'Iseo. Bene, siamo arrivati alla fine della statale, usciamo qua per andare giù sul lago. Strada mai fatta. Cioè boh, vienimi addosso, imbecille. Quanto è ripida? Quasi paura? Parolacce. Ah, porca miseria, ho quasi paura. È una prima volta al lago d'Iseo per me. Anche per me? Nonostante sia vicino a casa relativamente, mai stato. Ein zwei Polizei. C'era pieno di polizia. Qua ho occhi aperti e gas chiuso, che sono zone che mi puzzano di controlli, di inculate, di roba varia. Oh, può darsi qualcuno. Ma sai che credo che quella sia un'isola in mezzo al lago? Perché il lago è sia di là che di qua, e quella è un'isola. Bene, guarda avanti per favore. Si chiama Monte Isola, lo sapevi? No. Adesso lo sai.
bella quell'isoletta. C'è un castello sopra, sì. Mi va la moto senza accelerare. Bello questo lungo lago, sempre grandi emozioni. Vero, il lungo lago è un'emozione incredibile. Dove andiamo oggi? Andiamo a fare il lungo lago. Che giro, wow. Non devo neanche cambiare marcia, posso prendere uno scooter per farlo. Infradito in gomma, pantaloncini, canotta arrogante con macchia di sugo, catenazza d'oro e sei pronto a fare il lungo lago. Bene, è finita statale, finalmente usciamo. Comunque quanti autovelox in questa zona, cioè imbarazzante veramente. Solo quando abbiamo fatto quel giro in Liguria e Toscana ce ne erano di più. Sì. Comunque Luna, non ho per niente un buon presentimento, eh. Vabbè dai, ormai siamo qua. Ti ricordi quando ho detto cavolo non abbiamo preso l'antipioggia? E tu hai detto ma cosa vuoi che serva? No, ho detto che non era per questa pioggia. A few moments later. Che c***o è? Porca. Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. Più guardo le nuvole più sono convinto che la prenderemo. Boh, magari è un po' solo un nuvolo. Cos'è? Un pullman degli anni 30? Sì. Assomiglia a entrare di Milano. C'ha le panchine in legno. Che fico. Ah, beh, io conosco i domini. Ecco, sì, inizia la salita. Attenzione, inizia la salita verso il croce domini. Oh, finalmente possiamo andare un po'? Guarda, mi piacerebbe incontrare ancora quel di prima e sverniciarlo. Peccato che avevamo le robe spente. Buone. Praticamente c'era il limite a 50 dentro una galleria con le indicazioni che c'era l'autovelox e c'era veramente poi. E questo genio prima stava a culo a Luna, poi non contento l'ha superata andando completamente nell'altra corsia dentro la galleria con doppia linea continua. Poi è arrivato a culo a me, mi ha superato in curva mandandoci a fare in culo. Cioè, boh, anche rallentato dopo che gli abbiamo suonato, cioè ci ha mandato a cagare. Noi giustamente abbiamo suonato il clacson e abbiamo fatto, e vuoi? Ha rallentato come per fermarsi, poi probabilmente la moglie gli ha detto che è un coglione. E allora a quel punto lì ha riaccelerato. Ma ti pare se c'è l'autovelox, cosa devo fare, coglione? Vabbè, lui avrà preso la multa comunque, perlomeno la sua punizione è quella. Comunque. Sì, no, occhio che qua è brutta. Porco, è una strada di merda. Andiamo a fare il posto Croce Domini. Che idea del cazzo. Vabbè, esploriamo. E finché non lo fai non sai com'è. Esatto. Beh, adesso lo sappiamo che anche la strada per arrivarci è pessima, non lo faremo mai più. Sì. Oh, non saluta nessuno, è imbarazzante. Ma rivolgiamoci ai fans di Brescia, perché qua è provincia di Brescia. Ma perché non salutate? Boh. Boh, non so. Ma tanti non salutano, eh. In Francia la gente quasi cadeva per salutare. Sì. Questi hanno l'antipioggia, molto male. Ma come... facciamo come Simba. Io rido in faccia al pericolo. A few moments later. Ma tutto bene? Ma tu, amore, ci sono i canali? Vuoi andare un po' davanti tu così ti filmo? Tanto è una strada sola. E adesso inizia la bagarra, attenzione! Beh, ecco, questo pezzo di nuovo è divertente. Sì. Beh, comunque l'asfalto è merda. Sembra un po' il San Marco. Non saluta. Non saluta. Non saluta. Boh, tutto bene? Porca vacca, che strada dimenticata dal signore. Ho stregheta le stregia chi? Adesso non è per dire sempre le stesse cose, ma in Francia ci avrebbe fatto passare 2 chilometri fa. I bresciani diranno, allora tornare in Francia. E infatti farò così. Ora o mai più. No, ma il problema è che lui va in mezzo. Cioè, non è che dici sta sulla destra. Adesso arriva la moto. Adesso. Arrivo! E abbiamo sverniciato l'Audi A3.
Se c'è da dire che andava veramente piano, eh. E veramente in mezzo anche. Guarda, c'è una piccola cascatina. Sì, carina. Dai, qua è migliorato un po' l'asfalto. Bene, hai parlato troppo presto. Sempre così, ti danno l'illusione. Esatto. E poi no. Ulala. 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 Siamo arrivati al rifugio Bazena, 1804 metri. Guarda, siamo in cima. Siamo su in cima. Bene, siamo arrivati in cima al Croce Domini. E lì dove si va? Dove? Davanti. Scendiamo dall'altra parte. Il tempo si sta mettendo sempre peggio e ha iniziato a tuonare di là. E noi dobbiamo andare proprio dove luna? Di là. Esatto. Quindi ci mettiamo in moto. Abbiamo messo nei sacchetti impermeabili tutta l'attrezzatura, tranne la telecamera e il telefono. Speriamo di non prenderla, però eventualmente abbiamo meno roba da ritirare. Speriamo che giù sul lago di Garda ci sia il sole. Facciamolo in fretta e poi torniamo in pianura, verso il cielo sereno. Attenta che scivola per terra. Bene, antipioggia. Meno male che ci deve essere il sole. È un po' confuso il navigatore. Ah no, è sbagliato. Facciamo inversione. Prego, da c'è di lì? Non lo so, ma è di là la strada. Bello. Dai, tutto a posto. No, ma è sterrata? Sì, è sterrata. Ma ti pare? Ma va, ma io non vengo. È enduro? Ah, ma ci sono le macchine. Ma tutto bene? Ma tu, amore, ci sono i canali? Ma che cacchio è? Ma che merda è? Ma c'è la gente che la fa in macchina. Ma tutto bene? Oh, santa madre! Oh, ti giuro, il navigatore di qua mi fa andare. Le mingala... No, mica stiamo smerdando tutti. Ci sarà la moto da lavare un'altra volta. Chissà che c***o mi arriva solo zaino da lavare un'altra volta. Ma... Luna, di qua, di là, hai visto che tempo c'è? Di qua mi sembra un filino meglio. Amore, ma... Ma torniamo indietro dalla stessa strada e rimaniamo su un altro giro. Cioè, continuiamo a fare il giro, semmai quello che abbiamo programmato, ma saltiamo sta merda, ma... Fammi controllare il navigatore, ma... non so per quanti chilometri così, tra l'altro. Scendiamo da quell'asfaltata. Si ricollega più giù. Adesso devi fare inversione, però. Cioè, ma ti pare? È una provinciale questa, Ma è duro sulle montagne? Figa, ci sono i fiumiciattoli? No, ma tutto bene? Ma ti pare che è una provinciale sterrata? Quanta merda mi sta tirando su nello zaino? No, poca. Più che altro la gomma e il portatarga. Stasera ci fermeremo all'autolavaggio. Mettiamo un gettone e togliamo la palta, almeno. Beh, dai, copertina del video. È enduro? La freccia? Perché? Per cosa devi segnalare? Che... Ma quello col GSX-R? No, ma tutto bene? Niente, facciamo questa cosa asfaltata e il cielo però... Cioè, brutto. Filma, stai filmando? Sì, sto filmando. Parla. No, appena iniziato. Ma devi anche insegnarmi a fare le storie. Tutto bene. Vabbè, comunque, fans, Eros sta lavando le moto. Sono tipo le non lo so, non so neanche che ore sono. Ecco, solo che avevo mangiato un panino in due in tutto il giorno. Ho fame e ho sonno. Se vuoi faccio un cambio, io sto devo andare più bravi. No. Perché tu sei più bravo a lavare. Beh, lavando un po' prossimo. Vabbè, è tardi. Era giusto per non ritirare le sporche di... Dai, su, fazzola bene.